Sono molto contenta di questa partecipazione. Per noi questo è un giorno importantissimo perché è il primo evento dell'osservatorio dedicato ad un dipartimento, il Dipartimento per la Mediazione Tributaria e l'Impresa. Quindi ci si augura che durante l'anno tutti i dipartimenti poi possano cominciare a fare degli eventi nelle città in cui l'osservatorio ha sede. Milano è una delle sedi dell'osservatorio, quindi siamo onorati di essere qui, contenti di questa anche organizzazione. Ti ringrazio, Ivan, anche della presenza qui del dottor Tramacere, interno anche lui alla nostra organizzazione. Mi auguro che questa giornata possa essere proficua e da un punto di vista anche di contenuti giuridicamente e non molto interessante. Grazie. L'osservatorio sarà mentre guadagna il tavolo di presidenza il dottor Tramacere. Ciao. L'osservatorio sarà la voce degli strumenti ADR all'interno delle aule parlamentari. È un lavoro che Gianmario Battaglia, che sono anni che sostiene gli strumenti ADR e la mediazione civile, è un lavoro che lui ha fatto e sta facendo dal 2011 sotto varie forme ed è arrivato a coinvolgere dei professionisti e dei cultori, prima ancora che dei professionisti di questa materia, in un progetto che ci vede periodicamente, prima mensilmente, adesso più o meno trimestralmente, presenti nelle aule parlamentari allo scopo di contribuire al, ci auguriamo senza nessuna forma di presunzione, miglioramento di quello che è il mondo dei servizi ADR. Quindi nonostante lui sia qui al lato della nostra aula, io lo ringrazio personalmente, perché se questo si sta realizzando è grazie alla tenacia e al contributo che lui ha dato in questi anni. Gianmario Battaglia, io ti ringrazio, credo a nome del quantomeno settore della mediazione civile. Grazie. Grazie, buongiorno. È vero, vengo da Lecce, ma non potevo non venire, perché sarò breve anch'io, perché volevo dire delle cose che mi ha anticipato il dottore Giordano. Innanzitutto volevo ringraziare il dottor Ivan Giordano, perché è il responsabile del Dipartimento della Mediazione Tributaria, che ha organizzato oggi questo workshop insieme alla dottoressa Federica Fullin, chiedo scusa. Io sono già stato, quando abbiamo fatto il primo convegno, il 19 dicembre, un convegno che è riuscito benissimo, e tutto questo lo dobbiamo non solo alla dottoressa Tempesta che mi ha preceduto, ma anche al dottore Gianmario Battaglia, che si stanno dando tanto da fare per questo osservatorio. L'osservatorio non ha nemmeno un anno, ma ha già preso tanti contatti, tanti professionisti, tanta gente ha aderito, tante istituzioni, compreso il Comune di Lecce. Io rappresento il Comune di Lecce, siamo soci fondatori, siamo felicissimi di farne parte e crediamo fermamente in questo progetto. Sicuramente sarà una fondazione che nel tempo si farà sentire. Per cui siamo felicissimi e non mi è costato niente venire qua, anzi sicuramente parteciperò come rappresentando il Comune in tutte le occasioni che ci saranno. Porto i saluti anche dell'onorevole Marti, che non è potuto venire in quanto è impegnato a Roma, istituzionalmente a Roma oggi. Poi organizzeremo anche noi un evento a Lecce a settembre, verso la fine di settembre poi. Spero che sia all'altezza di quelli che stiamo già vedendo. Vi ringrazio, buon lavoro a tutti.